Chi è che è entrato? Buongiorno. Siete in due, non vi vedo bene, non so chi siete, vorrei salutarvi. Fatevi sentire. 4. Buongiorno, signori. E benvenuti a questa lezione di ginnastica posturale. Sono coach Spartano, oggi sostituisco Emiliano. Spero che stiate bene, che abbiate passato la prima parte della giornata in modo decente. Ora ci rilassiamo un pochino. Ecco Emiliano. Ciao Emi. Sei ancora in coda? Vi annuncio già che vi servirà un bastone. Quindi potete tranquillamente svitare il bastone della vostra scopa, lo utilizzeremo per qualche lavoro di mobilizzazione delle scapole e lavoreremo poi anche sullo sbloccaggio sia del cingolo superiore del nostro corpo, che è quello che collega le braccia alla colonna, e sia del cingolo inferiore, invece il bacino, che è una zona molto importante, e nel mezzo poi c'è tutta la colonna vertebrale, in modo tale da resettare un pochino la postura. E poi, appunto, da cercare di riequilibrare i punti energetici. Ciao Francesca, partiremo da un piccolo ascolto del nostro corpo che faremo dalla posizione di in piedi, in modo tale poi da vedere successivamente che cosa è cambiato verso la fine della lezione. Ok, quindi questo è una sorta di test iniziale. Nel frattempo chiacchiero un pochino così le persone si collegano e poi possiamo incominciare tutti quanti insieme. Ormai siamo alla fine di questo lungo periodo di clausura in casa. Lunedì si riapre, si riparte. Stiamo lavorando notte e giorno con alcuni dello staff per mettere tutto quanto in sicurezza. E quindi sarà molto meglio di come qualcuno può pensare. Dispenser di tutti i tipi. La sala attrezzi è tutta quanta organizzata in modo tale che possiate allenarvi in totale sicurezza, le sale corse anche. Quindi spero di vedervi già belli carichi da lunedì, per riprendere le belle attività che noi facciamo qui dentro. Allora, vi do altri 30 secondi per preparare anche un tappetino, un asciugamano, quello che vi pare, per poter stare poi a fare dei lavori a terra. E come ho detto prima, il bastone della scopa va benissimo per appunto fare un piccolo lavoro sulle scapole, ok? Che lo utilizzeremo appunto nella prima parte della lezione. Poi faremo anche una parte di stretching combinata con il respiro per andare a allungare, detendere il muscolo dell'anima, che è il muscolo psoas, che poi è collegato con il diaframma e tutta quanta la parte viscerale del nostro corpo. Quindi non possiamo lasciarlo. Ciao Andrea, non possiamo lasciarlo intoccato, ecco, chiamiamolo così. Bene, ci mettiamo in piedi, così vi spiego un po' come fare l'ascolto, ma penso che alcuni di voi già lo conoscano. Allora, ci mettiamo con i piedi sul pavimento, quindi non sul tappetino, non sull'asciugamano, perché quello darebbe delle false informazioni ai piedi, ma ci mettiamo sul pavimento a piedi nudi. Dobbiamo avvicinare i piedi, non per forza farli toccare, li lasciamo distanziati, ci rilassiamo con le braccia lungo i fianchi e per prima cosa vi do del tempo per ascoltare il vostro respiro. Sentite quanto è fluido, se è rilassato. Se invece è contratto, se c'è qualcosa che ve lo blocca, fastidi, pensieri negativi, ansie.
adesso andate a scannerizzare il vostro corpo dalla testa fino ai piedi, avanti e dietro, di lato a destra, di lato a sinistra. Sentite come percepite le varie parti del vostro corpo. Se c'è qualche zona che sentite dolente, fastidiosa, contratta più dell'altra, della sua opposta. E gli date appunto un range di fastidio, di intensità, in una scala che va da 1 a 10. Immaginate adesso di mettere sotto i piedi due bilance, una bilancia sotto al piede destro, una bilancia sotto al piede sinistro e andate a sentire come scaricate il vostro peso su queste due bilance, dove l'equilibrio sarebbe il 50% del peso a sinistra, il 50% del peso a destra. A sentire poi come ogni singolo piede poggia su queste due bilance, quindi magari il piede destro poggia più nella sua parte centrale, il piede di sinistro poggia magari sulla sua parte più esterna, oppure poggiate molto sui talloni, poco sull'avampiede o viceversa. Riaprite gli occhi e adesso sciogliete la vostra posizione. Adesso inizieremo un lavoro di mobilizzazione di tutte quante le articolazioni principali del nostro corpo in modo tale che andiamo a lavorare sul tessuto sia legamentoso e sia capsulare per poi andare a lavorare sulla muscolatura. Ok? Quindi iniziamo dalla parte superiore, quindi dal collo, e iniziamo a inclinare delicatamente a sinistra e a destra il collo, in maniera molto delicata e soprattutto non trattenendo il respiro, ma essendo fluidi. Il concetto è quello di portare l'orecchio verso la vostra spalla e non la spalla verso l'orecchio, altrimenti accorciate la muscolatura dei trapezi. Questo è anche un buon modo per sentire se c'è una parte del vostro collo se è più contratto o meno dell'altro. E poi mobilizziamo la zona cervicale, che poi è anche strettamente collegata con la zona lombare. Adesso invece flettiamo il mento verso il petto e poi, se non avete problematiche al collo particolari, portiamo il mento verso l'alto. Ok? Se invece avete qualche problematica, rimanete con il mento quando si solleva sull'orizzontale. Quindi facciamo un range ridotto, quindi portiamo lo sguardo orizzontale e non andiamo in alto.
Mentre per tutti quelli che sanno di non avere problematiche, fate l'escursione completa. Quindi facciamo un grandissimo sì con la testa. Anche qui sempre movimenti delicati, non scattosi, così permettete a tutte le vertebre di fare l'escursione di flesso estensione in maniera coordinata e anche completa. Adesso faremo delle rotazioni a destra e a sinistra del collo, dove le articolazioni principali che lavorano sono quella dell'atlante e dell'epistrofeo, che sono le uniche due articolazioni che permettono la rotazione del collo. Tutte le altre vertebre invece vanno in torsione perché non possono ruotare sul loro asse. Guardiamo a sinistra, guardiamo a destra. Qui possiamo sentire meglio se ci sono delle differenze tra la parte destra e la parte sinistra. Magari giriamo peggio andando a destra e meglio andando a sinistra, o anche il contrario, oppure tira qualche muscolo, tipo quelli, i muscoli laterali del collo, lo sternocleidomastoideo, SCOM, gli scaleni, una parte del trapezio, che sono appunto questi muscoli qua dietro. Adesso lavoriamo invece sul cingolo scapolare e iniziamo a portare le spalle verso l'alto, poi le spingiamo indietro, quindi usciamo con il petto in fuori e scendiamo. Produciamo praticamente delle rotazioni indietro delle spalle. È come se noi disegnassimo dei grandi cerchi con la spalla. Immaginate di avere una penna che esce dalla vostra spalla e volete disegnare dei cerchi verso dietro. Questo è anche uno dei classici esercizi per prepararsi a fare attività fisica, quindi oltre a essere un esercizio di sblocco, è anche un esercizio di riscaldamento. Tenete sempre un po' la pancia in dentro, quindi non state molli, non state flosci, ma comunque attenti sul posto e mobilizzate bene il scapolo indietro. Fate il massimo del range che potete, cercando appunto di trovare la massima escursione articolare. Quindi la scapola scorre sulla parte alta del costato, su e giù, avanti e indietro. E adesso, con lo stesso movimento delle spalle, produciamo anche delle circonduzioni indietro delle braccia. Quindi quando saliamo apriamo sempre bene il petto e quando scendiamo lo teniamo in posizione neutra, cioè quindi non vuol dire che ci dobbiamo accasciare. Bei movimenti dove praticamente andiamo con il muscolo, con l'osso dell'omero a creare un po' di liquido dentro la sua articolazione, il che la rende poi più fluida e più rilassata. Per i movimenti ampi, inspiro mentre salgo, magari espiro mentre scendo, se avete bisogno di coordinare il respiro. E porto le braccia giù adesso. Adesso facciamo il movimento contrario con le scapole, quindi immaginate di mettervi una giacca e ve la volete poi issare sulle spalle. Quindi è una circonduzione avanti delle spalle. Disegniamo praticamente sempre dei cerchi, però nel senso contrario.
Le scapole vanno in alto, poi mi chiudo in avanti, un po' con il petto, quindi le scapole si allontanano fra di loro, ok? Quindi tutto al contrario. I gomiti, come vedete, i miei non si piegano, ma le braccia cercano di stare il più stese possibile. Immaginate che io ve le ho tagliate e quindi solo le scapole si muovono verso l'alto, altrimenti alcuni piegando il gomito, diciamo, fregano il movimento e non riescono a concentrarsi sul movimento scapolare. E adesso ci mettiamo anche la circonduzione avanti delle braccia. È come se stessimo facendo lo stile del delfino dentro una piscina o dentro il mare. Quindi una circonduzione avanti delle braccia, il contrario di quella di prima. Il petto è sempre comunque aperto, quindi siamo in espansione toracica. Respirate, non irrigidite il collo, controllate sempre che il vostro respiro sia attivo, quindi non rimanete in apnea. Adesso abbiamo scaldato bene la parte superiore, l'abbiamo iniziato un po' a sbloccare, andiamo sulla parte del bacino. Quindi, come ho detto prima, cingolo superiore e cingolo inferiore. Qui possiamo fare intanto uno degli esercizi classici, stringere il sedere in avanti, quindi andare ad annullare la curva lombare e buttare tutto il sedere in fuori andando ad accentuarla. Questi due movimenti sono opposti, retroversione del bacino quando vado a strizzare il sedere, antiversione del bacino quando vado, diciamo, ad aprirlo. E produciamo dei movimenti fluidi e rilassati in modo tale che questo vada a sciogliere e a mobilizzare la zona lombare e anche la zona dell'addome, ok? E poi anche un ultimo lavoro per la zona della pelvi. Ed è una presa di coscienza anche dei movimenti che può fare questa parte del nostro corpo, che poi nella camminata praticamente ha una funzione importante. Quindi retroversione, antiversione. Potremmo sentire delle zone a tirare più a destra e più a sinistra. Ognuno di noi ha la propria storia. Tenete sempre bene i piedi poggiati per terra. Immaginate di avere delle radici e quindi sia il tallone, sia la pianta, quindi l'incavo, sia le dita sono ben in appoggio sul terreno. Cercate appunto di sentire come poggiate per terra. Sedere in dentro, sedere in fuori, sedere in dentro. Praticamente l'ombelico va in basso e l'ombelico va in alto, per darvi magari un'immagine un po' più vivida di questo movimento. Ok, adesso abbiamo fatto il movimento sul piano frontale, ora cerchiamo di mixarlo sui vari piani. Praticamente noi siamo sul posto e ruotiamo indietro e avanti, a destra e a sinistra, il bacino 5 volte. E verso destra in questo caso, vedete come sto muovendo il bacino. E quando abbiamo fatto la numero 5, andiamo a ruotarlo dall'altra parte. Il movimento è molto piccolo, ok? Come se noi avessimo una penna che scende giù dal nostro pube per terra e disegniamo appunto questi famosi cerchi sul terreno, ok? Quindi le spalle sono praticamente ferme, vedete? Io sto soltanto basculando col bacino. 5 a sinistra, cambio, 5 a destra. Il movimento, i muscoli che vengono attivati sono quelli della zona addominale, della zona della pelvi, quindi i piedi non stanno a muoversi, le spalle non stanno a muoversi. Questo è un ottimo modo per sbloccare meglio la zona lombo, sacrale o comunque la zona del bacino. Per chi va magari a ballare ai latinoamericani, questo è un esercizio classico che fanno fare o comunque si fa durante la danza.
ed è un ottimo modo per prendere coscienza e percezione dei movimenti che possiamo fare. I piedi sono sempre bene appoggiati per terra, sono la vostra base d'appoggio principale. Facciamo le ultime 5. E adesso con le mani sul fianco disegniamo degli ampi cerchi. Quindi in questo modo muoviamo sia le spalle che, diciamo, sono un... Non è che lavorano le spalle, non è la testa che si piega in avanti, ma accompagnano il movimento. Tutto il movimento parte dai piedi perché sono in posizione di appoggio, il bacino ruota, ok? Stiamo disegnando un cerchio gigantesco. Quando siamo alla quinta, cambiamo lato, andiamo piano e soprattutto il cambio deve avvenire con il sedere verso dietro per non andare a bloccarsi invece in una posizione apposta e dare una botta alla colonna che non gli farebbe tanto bene. Altro giretto. E 5. Adesso abbiamo sbloccato, diciamo, le due parti principali. Andiamo sulla caviglia e facciamo questo movimento riflesso estensione, cioè spingiamo in basso la pianta del piede e la portiamo poi tutta in alto. È come se stessimo guidando la macchina. Acceleriamo e deceleriamo, andando dritti con il piede, quindi non andando né a destra né a sinistra. Sblocchiamo l'articolazione della caviglia che spesso è bloccata e va a creare dei sovraccarichi sulle ginocchia e sulle anche. Quindi fare anche un buon lavoro di sblocco alla mattina, per esempio anche 2-3 minuti, non sarebbe male, sia per prendere coscienza del movimento e sia per riattivare il nostro motore principale. Ricordate che non sono le dita dei piedi che si chiudono e si aprono, ma è proprio dalla caviglia, dai due malleoli, che avviene il movimento. Quindi non vado ad arricciare le dita e né a sollevarle verso l'alto, anche se un pochino accade. E poi stiamo già attivando la capacità di stare in equilibrio su un piede. Come vedete, il mio piede sinistro è ben poggiato, la pancia è in dentro, il petto è in fuori. Io sto sentendo con la pianta del piede il terreno e sto ricevendo informazioni per mantenere l'equilibrio sull'appoggio singolo. E sto anche respirando. Cambio, piede destro appoggiato a terra. La migliore cosa sarebbe usare il pavimento che è duro, ok? E quindi non abbiamo basculamenti strani dovuti a tappetini o asciugamani che possono scivolare. Anche qui movimento riflesso estensione, possiamo sentire se la caviglia sinistra è diversa dalla caviglia destra. Questo potrebbe essere già un dato per voi importante. Ok. Adesso prendiamo il famoso bastone che vi ho detto di prepararvi. Se non l'avete ancora fatto, velocemente andate a prendere il bastone per scopare, quindi della scopa, lo svitate ed è un ottimo bastone per lavorare. Vi do un 10 secondi in modo tale che poi partiamo con un primo esercizio di mobilizzazione delle spalle, quindi andiamo a fare dei movimenti simmetrici. Diciamo che l'apertura del passo delle mani non è stretto, ma è un pochino più largo oltre le spalle, ok? E noi da qui adesso inizieremo a oscillare le braccia che rimangono stese, quindi non piegate in questa maniera, ma stese, a sinistra e a destra,
facendo passare il bastone davanti al pube, quindi non ci stacchiamo in questa maniera, ma oscilliamo a sinistra e a destra. Immaginate di essere come dei pendoli, come un pendolo. Quindi è un movimento armonico ed è accompagnato dal corpo. Respirate, rilassate il respiro, quindi non dovete coordinarlo col movimento, respirate in maniera naturale. Tenete la schiena eretta, un po' la pancia in dentro, i piedi ben poggiati. Ok, stop. Adesso invece faremo una flesso-estensione verso l'alto. Quindi portiamo il bastone sopra e un pochino dietro la testa. Ovviamente chi ha problemi alle spalle si ferma prima del proprio fastidio, eventualmente se sentite dolore, quindi non dovete forzare. Quindi dal bacino, dal pube, saliamo verso l'alto e apriamo il petto in maniera molto fluida, ognuno usa la velocità che lo fa stare più tranquillo. Vedete, io sto andando molto delicato, apro il petto, stringo la pancia indentro mentre porto il bastone verso l'alto. Volendo qui potete coordinare con la respirazione, quindi inspiro mentre vado in alto, espiro mentre vado giù. Questo è un buon lavoro per aprire la zona del petto, infatti sentirete magari tirare qui nella zona del pettorale. Mi raccomando, non state accasciati su di voi perché altrimenti le scapole raggiungono già il range, ma in realtà se io mi erigo, vedete dove arriva il bastone, non ho mosso le spalle, quindi la schiena frega, ok, questo movimento. Quindi ben eretti. E stop. Adesso chi vuole può continuare con questa esecuzione. Chi magari invece ha un sbloccaggio maggiore delle spalle, delle scapole, quindi vuole un pochino andare oltre, può fare la versione completa. Cioè io salgo in alto col petto in fuori e poi con le braccia stese porto indietro il bastone andando a toccare il sedere o comunque mi fermo prima. L'importante qui è non sollevare le spalle, non piegare i gomiti perché andremo a sovraccaricare le articolazioni. Quindi ripeto, chi vuole continua ancora a portare il bastone verso l'alto e magari a cercare un po' di leggermente forzare la spinta verso dietro. Chi invece vuole può andare oltre e fare un movimento praticamente completo sul avanti e sul dietro. Le mani sono sempre ben strizzate sul bastone. Come vedete, io tengo la schiena eretta, quindi non sono curvo perché altrimenti non riuscirei a passare. Sono aperto col petto, la pancia è in dentro. Inspiro mentre salgo, inspiro sempre mentre salgo e soffio quando vado giù in avanti e giù in avanti e indietro. Ok? Quindi inspiro, soffio, inspiro. Soffio. Ok? Andate piano, sentite come si muove l'articolazione dell'omero, l'articolazione della spalla.
Sciogliete un pochino le spalle, muovete il collo, riprendiamo un po' confidenza, ok? Poggiamo adesso il bastone. Abbiamo fatto un lavoro sulla parte alta di apertura, ora faremo un lavoro sulla parte inferiore, che comunque poi lavora sempre tutto il corpo, per poi mettere insieme il tutto con un esercizio che vi andrò a spiegare dopo. Che cosa dobbiamo fare? Siamo con i piedi vicini, un po' come facevamo con l'ascolto iniziale. Portiamo il mento verso il petto e piano piano srotoliamo vertebra, anzi arrotoliamo vertebra per vertebra il corpo su se stesso fino ad andare con le mani verso terra. Ok? Non è importante toccare con le mani per terra, ognuno arriva fin dove riesce. Una volta che abbiamo srotolato tutto quanto il nostro corpo, anzi arrotolato tutto il nostro corpo, tiriamo forte l'ombelico in dentro, quindi io lo voglio appiattire, voglio far vedere che non c'ho la pancia, e vertebra per vertebra ci solleviamo verso l'alto e quando arriviamo in piedi il mento va un pochino in alto, solo però chi sa di non avere problemi alla cervicale, quindi se no vi fermate un pochino prima. Quindi ripetiamo, mento sul petto, inizio ad arrotolare la colonna su se stessa piano piano, scendo, sento proprio che ogni vertebra si inizia ad allungare sulla sua parte posteriore e poi muovo anche il bacino e ritorno giù. Da qui pancia forte in dentro, posso piegare un pochino le ginocchia. Delicatamente srotolo vertebra per vertebra la colonna verso l'alto, portando poi anche il mento in alto. Di nuovo ripeto, mento verso il petto e iniziamo poi con tutte le vertebre cervicali, dorsali, una per volta ad arrotolarci verso il terreno. Pancia in dentro quando arrivo giù, sollevo piano piano la colonna verso l'alto, sempre la pancia in dentro, arrivo sull'orizzontale e poi guardo in alto. Di nuovo mento verso il petto, seguite il mio ritmo, piano piano, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù. Tengo già la pancia in dentro volendo, così siete già pronti, mi srotolo e sentirete un sostegno nella zona lombare. Arrivo giù verso terra, forte la pancia in dentro, sollevo la zona lombare, srotolo la zona dorsale, piano piano arrivo con le spalle parallele al terreno, guardo verso l'alto, riporto di nuovo il mento verso il petto, tengo la pancia in dentro, arrotolo piano piano vertebra per vertebra la zona dorsale, scendo piano 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 piano, porto la pancia in dentro, ritorno su piano delicatamente, le spalle adesso sono parallele, il mento si sta sollevando e facciamo l'ultimo movimento, mento che piano piano si porta sul petto, pancia in dentro e comincio ad andare verso il terreno, delicatamente mi accartoccio verso terra, pancia in dentro, risollevo la colonna pezzettino per pezzettino e mi fermo sull'orizzontale. Questo era il lavoro adesso sulla parte posteriore di flesso estensione della colonna. Ricordate bene sempre questo lavoro dell'addome che deve andare in dentro per sorreggervi la schiena. Ecco perché spesso quando andate, vi chinate giù in questa maniera e vi tirate su, vi fate male alla schiena perché non usate intanto l'addome e soprattutto state usando un carico sulla schiena che non è corretto in quella maniera, cioè bisognerebbe sempre piegare le ginocchia per afferrare qualcosa. In questo caso a carico libero con l'addome per un lavoro di mobilitazione della colonna va bene. Mettiamo insieme i due esercizi. Ovviamente il bastone non ci serve più perché adesso dobbiamo coordinare il respiro con i movimenti. Quindi il respiro deve essere molto
lento, ok? Quindi non dobbiamo esaurire subito né l'inspirazione né l'espirazione. Diciamo che partiamo dalle braccia lungo i fianchi. E portiamo le braccia in alto piano piano, inspirando e portando il mento verso l'alto. Quando raggiungo la massima estensione, inizio a soffiare e ad andare in basso come prima. Di nuovo da qua, inspiro piano piano. Arrivo su, porto il mento in alto e porto le braccia indietro. Quindi praticamente è un movimento molto fluido verso scendere, molto fluido verso salire. Quando scendo butto fuori l'aria, quando salgo inspiro e arrivo a portare le braccia verso il cielo e il mento verso l'alto. Chi invece il mento non lo può portare verso l'alto, lo lascia tranquillamente orizzontale, ok? Ognuno ha il proprio respiro, quindi vi lascio liberi di seguire il proprio ritmo. Quindi si inspira. E si va giù. Si ispira. Si soffia e si va giù. Quindi quando arriviamo con le braccia bene in alto, abbiamo finito di inspirare e subito iniziamo a buttare fuori l'aria e ci riaccartocciamo verso terra. Quando arriviamo giù, ricominciamo a inspirare. Inspirare vuol dire prendere aria. Ricordate sempre la pancia indentro, adesso sia quando salgo che quando scendo l'ombelico è strizzato indentro. Torno su, mi fermo adesso sull'orizzontale, faccio dei respiri tranquilli per riprendere un po' la centratura del corpo. E volendo andate anche già a sentire un po' come percepite il vostro corpo rispetto a prima di iniziare questo esercizio. Magari sentite la colonna un po' più scollata, più allungata verso l'alto, vi sentite un po' più, come dire, coscienti della vostra struttura corporea. E adesso questo stesso esercizio lo ripetiamo, ma guardate, sto aprendo le gambe. Perché? Perché voglio infilare le mani dentro le gambe quando scendo. Quindi diciamo che io mi voglio infilare dentro me stesso. Ok? Guardate come sono. Il movimento poi diventerà lo stesso, non cambia nulla, solo che andiamo ad aumentare un pochino la flessione in questo caso. Ok? Stesso discorso, inspiro portando le braccia verso l'alto. Butto fuori l'aria e mi butto giù a terra, arrotolandomi ovviamente verso terra. Ovviamente non andate troppo lenti perché sennò il respiro non vi basta, quindi fluidificate il movimento. Quindi, gambe bene aperte, piedi ben poggiati per terra, partiamo dall'orizzontale, partiamo dalla posizione eretta, inspiro,
Soffio. Mi infilo dentro. Inspiro, salgo su. Soffio, vado giù e mi infilo dentro. Le ginocchia sono leggermente piegate quando vado giù, eh? L'ultimo. Mi fermo. Respiro. Adesso ci mettiamo sul tappetino, come vi avevo preannunciato, andiamo a lavorare sul muscolo dell'anima che è l'ilo psoas, che parte dalle vertebre, l'ultima vertebra dorsale, dalle vertebre lombari e si infila nell'interno coscia e produce che cosa? Il sollevamento del ginocchio verso l'alto, detto in maniera molto grossolana, oppure lordotizza la schiena, quindi quando è troppo contratto e ci viene il mal di schiena, potrebbe essere anche lui che sta soffrendo. Per allungarlo ci mettiamo nella posizione del cavaliere, vedete, il mio ginocchio, in questo caso sinistro, è sotto l'anca sinistra, il mio piede destro è ben poggiato in avanti. Che cosa dobbiamo fare? Guardate, tirare la pancia in dentro e retrovertere il bacino, cioè quell'esercizio che facevamo all'inizio col bacino, ve lo ricordate? Retroversione e antiversione. Dobbiamo andare a portare l'ombelico verso l'alto e strizzare il gluteo sinistro. Sentiremo già tirare un po' qualcosa davanti la coscia, ok? Mantenendo questa strizzatura, questa tensione con la pancia in dentro, inspiro e mi porto in avanti un pochino. E mantengo la posizione, questo è un esercizio di stretching. Sto sempre strizzando il sedere sinistro, ok? Quindi sto disattivando un pochino la zona lombare, o comunque la sto delordotizzando, ok? Questo serve a tirare di più lo psoas, perché se lui va ad aumentare lì la lordosi, io andando indietro lo vado già ad allungare, gli sto allontanando anche la parte sua finale e quindi l'elastico è allungato. Piano piano, praticamente sempre mantenendo questa tensione in questa zona, io posso sempre un po' di più andare a piegare il ginocchio davanti, quindi a inclinarmi senza appoggiare né il gomito sulla coscia, altrimenti annulliamo l'effetto, e senza però mollare il colpo e andare in avanti col busto, ok? Manteniamo. Respiriamo in maniera naturale. Sentiremo appunto tirare qualcosina da questa parte. Pancia in dentro, sentirete che tirando la pancia in dentro aumenta qualche tensione all'interno dei visceri, nella zona bassa dell'addome. Adesso spingendo con il piede che sta davanti, riportiamo il bacino in asse sul ginocchio. Produciamo l'allungamento dall'altra parte, quindi io in questo caso mi giro, così mi potete vedere meglio. Cavaliere, porto il piede sinistro avanti, ginocchio destro in dentro, retroversione del bacino, tiro la pancia in dentro, quindi vado a incassare il sedere,
Con la schiena eretta, piano piano mi allungo, piegando questo ginocchio. Vedete anche l'articolazione della caviglia, mi aiuta ad andare avanti. Schiena eretta, sedere strizzato, respiro. Tirate bene la pancia indentro. Io per esempio sento molto rispetto a sinistra tirare la parte destra dell'addome, dove so che ho uno psoas un po' più cattivo. Ok? Spingo con il piede sinistro, ritorno indietro col bacino, quindi non vado a usare la coscia che abbiamo appena, diciamo, utilizzato per allungarci. Lo rifacciamo due volte perché allungare questo muscolo è importante. Quindi ritorniamo dall'altra parte. Avremo il ginocchio sinistro poggiato per terra, il piede destro poggiato in avanti. Di nuovo, retroversione del bacino, quindi strizzo il sedere, pancia in dentro, mi inchino in avanti, inclino in avanti. E mantengo la posizione. Diciamo che è molto più semplice strizzare il sedere tenendo forte la pancia in dentro, perché le due strutture sono molto collegate tra di loro. Schiena eretta. Adesso portate anche il braccio sinistro verso l'alto, quindi il ginocchio sinistro è poggiato, portiamo il braccio sinistro in alto, guardiamo un pochettino in alto con gli occhi, mantenendo la stessa posizione. Aumentiamo un pochino la tensione di tutta la catena sinistra del corpo, cioè l'allungamento, scusate, in questo caso. Riporto il mento in asse, riporto giù il braccio, spingo sul piede davanti per ritornare indietro. Mi ruoto, ripeto dall'altra parte. Ginocchio destro appoggiato per terra, piede sinistro appoggiato in avanti, pancia forte in dentro, retroversione del bacino, mi inclino in avanti e poi dopo porteremo il braccio in alto. Facciamo 30 secondi almeno in questa posizione di base. Adesso portiamo il braccio destro verso l'alto e il mento un pochino verso l'alto. Teniamo sempre la pancia indentro. Andiamo a produrre un allungamento su tutta la catena cinetica, ok? Perché tutti i muscoli del nostro corpo sono comunque collegati. Porto giù il braccio, riporto il mento
posizione orizzontale, spingo sul piede sinistro per andare indietro. Recupero il ginocchio. Respiriamo un attimo. Ci mettiamo in piedi e andiamo ad allungare un muscolo che si chiama il quadrato dei lombi, che si porta, che è presente qua dietro nella schiena. Si attacca sul ileo, questo ossicino qui dietro del bacino, e si attacca anche sulle ultime coste, ok? Ed è anche una delle cause a volte del mal di schiena insieme allo psoas. Sono collegati, sono quasi cugini. Come si allunga? Incrocio quindi questa gamba che sto muovendo alla sinistra davanti alla gamba destra, ok? Io voglio allungare il quadrato dei lombi destro, quindi gamba sinistra davanti a gamba destra, le ginocchia sono un po' piegate in modo tale che non siamo completamente stesi. Mani dietro la testa, siamo in spiaggia, ci stiamo godendo il sole, siamo sdraiati. Cosa facciamo? Ci incliniamo a sinistra, ok? Dove c'è il cuore. Quindi stiamo facendo una sorta di C con il nostro corpo. Sentirete tirare sul fianco, nella parte destra in questo caso, quella che mi sto toccando. Quindi nella parte convessa del nostro corpo. State morbidi con le spalle. Le mani sono in appoggio per non stare da altre parti. Respirate. Non vi chiudete in avanti, ma state su una linea. Immaginate di avere un muro davanti e un muro dietro, quindi l'unica cosa che potete fare è inclinarvi a sinistra. Mettete la pancia in dentro e riportate la schiena in posizione retta, slacciate prima le braccia, slacciate adesso le gambe. Portiamo un attimo le ginocchia su e giù per far riprendere confidenza al bacino. E adesso andiamo dall'altra parte, quindi porto la gamba destra incrociata davanti alla gamba sinistra, metto le mani dietro la testa. Mi inclino a destra e mantengo la posizione. Respirate in maniera delicata, ma comunque respirate. Gonfiate la pancia quando inspirate e sgonfiatela quando espirate. Qui si possono sentire differenze fra destra e sinistra, per esempio. Ritorno al centro, slaccio le mani e poi slaccio i piedi.
tutto questo lavoro che stiamo facendo già da prima, da quando ci buttavamo giù e su, adesso abbiamo fatto anche un lavoro di destra e sinistra, serve a riequilibrare la mediana del nostro corpo. La mediana del nostro corpo è la colonna vertebrale, o comunque la nostra linea centrale. Facciamo un ultimo esercizio, che sarà sul collo, per allungare un po' questa parte del nostro collo. Il muscolo sternocleido, che spesso è quello che ci fa stare con il mento in avanti. Quando siamo davanti al computer, lui si accorcia e poi ci va a creare anche mal di testa, mal di denti, perché tutta questa zona è collegata. Come si allunga? Guardo a sinistra. E già è una posizione. In più, voglio guardare con l'occhio sinistro verso l'alto, vedete? Quindi io ho ruotato il mento a sinistra, porto il mento in alto e già sento tirare qualcosa qui a sinistra. Se volete aumentare un po' la tensione, bastano due dita, le mettiamo davanti all'occhio sinistro e andiamo un po' di più a forzare delicatamente questa posizione. Quindi dita sull'occhio sinistro. Pancia in dentro, schiena eretta, rimango delicatamente in posizione. Respiro. Rilassate le spalle. Tolgo le dita, mi porto il mento in basso, che però è ancora ruotato verso sinistra, riporto il mento a destra, cioè al centro. Adesso andiamo a farlo a destra. Ruoto a destra, ok? Guardo in alto con l'occhio destro. Due dita, quelle della mano sinistra, sull'occhio destro, per dare un po' più di allungamento. Tolgo le dita, porto il mento verso destra, ruotato, ritorno centrale. Sciolgo le spalle un attimo, sciolgo il collo e adesso ci rimettiamo con i piedi sul pavimento, quindi duro. Riprendiamo la stessa posizione iniziale dell'ascolto e vi do un minuto per riascoltare il respiro, la prima sensazione che percepite sul corpo, sulle fastidi, allungamenti, la posizione dei piedi, come poggia la pressione, l'equilibrio, la posizione del piede, quindi praticamente tutta la vostra globalità. Non cambiate, la prima impressione è quella che conta. Quindi braccia lungo i fianchi e semplicemente respirate, adesso ascoltate.
faccio la posizione e ci salutiamo. Ok, la lezione di ginnastica posturale è adesso terminata. Vi ringrazio per la vostra presenza, spero che vi sentiate un pochino cambiati rispetto a prima. Spero che vi sia piaciuta tutta questa progressione fatta dalle parti alte alla parte bassa e poi nella parte centrale appunto della colonna e quindi spero che abbiate percepito questo cambiamento. Vi ringrazio, vi do un grande abbraccio e ci rivediamo lunedì qui, questa volta in palestra. Buona giornata.